Opera, Gala d'Oro 2013. Anche quest'anno ho seguito il regista Antonio Gerola e tutto il suo team. Spero che queste immagini possano illustrare come sia difficile fare uno spettacolo sempre alla fine così emozionante. Buona visione. Ciao a tutti, sono a casa del mio amico Aldo che mi ha fatto vedere in anteprima il making of dello spettacolo del Gala. Il Gala è terminato da qualche giorno, la mia voce infatti lo sta a dimostrare. E c'è stata un po' di stanchezza, un po' di stress, ma nello stesso tempo tanta soddisfazione. E Opera è un Gala particolarmente riuscito che ci ha dato, come posso dire, ci ha dato delle grandi, grandi emozioni. Credo che Aldo sia riuscito con questo making of a cogliere ciò che c'è dietro lo spettacolo. Quello del making of è uno degli aspetti che io amo particolarmente, perché ci fa ricordare non solo quello che appare alla fine, ma quello che c'è dietro, il cuore, l'energia, tutto quello che viene messo dalle tante, tantissime persone che poi compongono alla fine il Gala, non solo gli artisti ma anche i tecnici, tutte quelle persone che insieme con me fanno in realtà il Gala. Quindi a tutti auguro buon divertimento. L'anno scorso ho partecipato al Talent Show di Verona e ho presentato il numero sempre andando all'impiedi sul cavallo e ci è voluto 2 mesi per prepararlo. Ho fatto il terzo posto, è stata una bellissima esperienza e ora siamo venuti qua a Verona a fare il Gala d'Oro. Noi siamo un'associazione di cavalieri che è chiamata Cavalieri della Maremma. Viviamo a Marta in provincia di Viterbo e siamo un'associazione che si occupa di spettacoli e questa, grazie al dottor Antonio Gerola, ci ha dato la possibilità di fare questo spettacolo qui al Gala d'Oro. E praticamente il nostro spettacolo parla di una ragazza che è uscita da una situazione difficile tramite il cavallo e praticamente è composto da 3 cantanti, un tenore, una soprano e una cantante di musica leggera. E niente, è tutto contornato praticamente da un gruppo di cavalli maremmani che fanno da cornice a questo evento. Abbastanza particolari perché sono stati preparati parecchi costumi e per gli artisti di varie località d'Italia e con varie problematiche perché ho preso le misure, sono state recapitate le misure circa 2 mesi fa e purtroppo c'è stata gente che è diminuita, gente che è ingrassata e mi ha fatto un po' impazzire, nel senso che ho dovuto riprendere in mano tutti i costumi con la nostra arte che hanno sistemato, insomma. Ciao, sono Elena Grossule e queste sono le ragazze, il corpo di ballo del Tempio degli Elfi, e la scuola di danza che quest'anno collabora con il Gala d'Oro. E faremo parte dello spettacolo con 3 pezzi. Il primo pezzo è New York, New York, sull'idea di Angelo Berretta. Il secondo pezzo sarà Swan Horse, nato dall'idea di Giuseppe Cimarosa, sulla musica del Lago dei Cigni. Le difficoltà, come ripeto, sono state principalmente proprio il discorso che nascono come ballerine hip hop,
per cui abbiamo avuto un bel lavoro dietro, ma sono decisamente soddisfatta e le ringrazio perché è stata veramente dura, hanno dato tanto. Ciao, sono Cesare Montebovi insieme a Massimo Gabrielli. Siamo rappresentanti dell'Associazione Italiana Muli Montati, un'associazione nata appunto per promuovere i muli, nata nel 2012, a marzo 2012. Siamo qui a Fiera Verona, al Gran Galà, e presenteremo un numero basato su 10 muli. E questi muli, ci tengo a precisare, sono frutto di una nostra ricerca, ognuna personale, nel senso che ognuno ha scelto il suo mulo nelle più strane situazioni. Ognuno l'ha creato e l'ha domato da sé, e quindi questa è la cosa un po' più che ci rappresenta. Insomma, l'amore è sopra la tecnica e sopra comunque sia la professionalità, tra virgolette. E noi questo carosello appunto sarà proprio per dimostrare che anche i muli sanno fare il loro lavoro con la sella. Non essendo sanitari diventano uni verso l'altro, diventa un pastrocchio, così vi delimitano. Se io le allargo è un casino, se ce l'hai una ovale, una rotonda, una Sono Ambrogio Cesana e vivo in Calabria e qui rappresento in questo momento i Quarter Ensemble, che hanno fatto una grossa scommessa chiedendo in maniera determinata al nostro direttore artistico della Fiera di Verona del Galan d'Oro, Antonio Giarola, di inserirci in questo contesto. È stata una bella sfida perché ha accolto la nostra richiesta e ci ha dato un compito importantissimo, quello di rappresentare un'opera di Wagner, visto il suo centenario, che noi abbiamo realizzato e sviluppato in Calabria. Le difficoltà di questo spettacolo è mettere insieme un gruppo di ballerini, qui li vedete, e due cavalieri, io e Francesco. Balliamo e recitiamo questa parte lavorando tutti insieme in un contesto bellissimo che è la della fiera. Io vi creerò un piazzato per valorizzare i ballerini, perché altrimenti siete in buio. Secondo me ci siamo perfettamente. Okay. Complimenti, è molto bello, molto bello. Grazie. Molto grazie. Bello. Grazie. Grazie. Già così? Allora sempre da te cominciamo. Via. Vai, mi raccomando, fate tutto il giro. Il suono del corno riecheggia lontano. Ciao a tutti, sono Roberto Concezzi, vengo da vicino Roma e mi occupo di spettacoli equestri da una decina d'anni circa. In questa occasione la mia partner è un'asina, ma in realtà è un po' il mio cavallo di battaglia. Con lei faccio un numero comico
che è nato un po' per gioco, giocando con l'asinella sono uscite delle cose simpatiche che si sono poi tradotte in un numero che col tempo si è assestato ed è giunto poi a maturazione. È un numero che porto già da svariati anni, ha girato varie piazze e vari palcoscenici, ma qui a Gala di Fiera Cavalli forse la difficoltà maggiore è quella di esibirsi in un'arena vastissima in cui il pubblico numeroso è distante e io da solo con l'asinella trovo difficoltà a riempire totalmente la scena e ad attirare l'attenzione su di me, quindi lì ci vuole una spinta in più per cercare di riempire la scena. Margherita e con Agostino, che è il mio braccio destro. Siamo qua presenti nello spettacolo serale di Verona, il Gara d'Oro di Verona, e dopo il Guinness dei primati che abbiamo fatto abbiamo deciso di fare un numero con il collegamento della libertà. Infatti abbiamo deciso di portare la capriole collegata a uno spettacolo di libertà. È un numero molto difficile da realizzare perché è un numero che è molto tecnico e che ci ha dato molto da lavorare. Guarda pure, no? Ok. Buio. Ok.